Fra i videogiochi in uscita a marzo 2024 annoveriamo anche Rise of the Ronin, il titolo Souls-like opera di Team Ninja per Sony Interactive Entertainment. Con questo nuovo gioco, Team Ninja torna a far parlare di sé con un altro titolo a tema Giappone, con molteplici elementi che richiamano la serie dei Souls nata in From Software. In questo video vediamo insieme tutto quello che dovete sapere sul videogioco. Prima di iniziare, vi ricordiamo di mettere un mi piace e di iscrivervi con la campanella attiva. Sul nostro sito videogiochitalia.it trovate l'articolo completo in forma scritta e tutte le novità su Rise of the Ronin. Buona visione! Quella di Rise of the Ronin è la ricostruzione storica del XIX secolo in Giappone. Precisamente, il gioco inizia nel 1863. In questo contesto vediamo la decadenza del periodo degli shogun, nel periodo della guerra Boshin. Nel Giappone feudale interpretiamo il nostro samurai solitario e senza padrone, che deve farsi largo a spadate per trovare il proprio posto nel mondo e scoprire il proprio futuro. Un futuro su cui incombe l'arrivo dell'Occidente con le sue navi e i suoi vascelli, pronti a razziare l'estremo oriente. Per far sì di riuscire a sopravvivere in un contesto di questo tipo, il nostro avatar deve dividersi fra le necessità, le mire e le missioni delle tre fazioni che conosciamo in game, ovvero Sabuku, Tobaku e Obei. Nel conoscere le fazioni di The Rise of the Ronin, viaggiamo fra tre città giapponesi, ovvero Kyoto, Yokohama ed Edo. Il gioco di Team Ninja è un action RPG a mondo aperto, con un enorme focus sul combattimento fra il nostro avatar e la miriade di nemici che ci troveremo a fronteggiare dall'inizio al termine del videogioco. Un gioco dall'impostazione Souls-like che per molti versi può ricordare giochi come Sekiro o Ghost of Tsushima. Non limitiamoci però a fare paragoni generalizzati sui giochi più richiamati dai giocatori. Gli sviluppatori hanno dimostrato le loro capacità con i due giochi della serie di Nioh e il più recente Wolong Fallen Dynasty. Nel corso della nostra intera avventura all'interno di The Rise of the Ronin ci troviamo a compiere tantissime scelte. Stringere alleanze, assassinare determinati personaggi cruciali per la trama del titolo, compiere varie tipologie di missioni. A seconda di ciò che scegliamo di fare fra le varie scelte multiple del videogame, vediamo la storia cambiare anche di parecchio rispetto a quella che avrebbe potuto essere. Sarete artefici del vostro destino anche quando non incrocerete la vostra lama contro i vostri nemici. I combattimenti di Rise of the Ronin, per quanto ispirati al mondo dei Souls-like, hanno un variegato sistema di accessibilità, che quindi possiamo adattare in base alle nostre preferenze e capacità. Infatti, in game, sono presenti tre differenti livelli di difficoltà. Non solo combattimento con spade e lame di vario tipo, ma nel gioco di cui parliamo oggi troviamo anche armi da fuoco. In entrambi i casi, però, dobbiamo aspettarci l'accuratezza storica riguardo i vari strumenti di morte che possiamo impugnare. La variegata selezione di armi è l'ideale per superare i tantissimi nemici umani del videogioco, a cui non mancano di aggiungersi anche creature e boss sovrannaturali. Rise of the Ronin offre la possibilità di giocare in multiplayer, in modalità cooperativa. Infatti il titolo di Koei Tecmo e Team Ninja ci consente di invitare i nostri amici così da avere supporto nei combattimenti. In questo modo possiamo formare gruppi fino a 4 utenti. Sony ha comunque confermato che non sia prevista alcuna modalità PvP, nemmeno in futuro. Una domanda che spesso sorge spontanea sui giochi con funzionalità online presenti su PlayStation è: serve il PS Plus per giocare con gli amici? Dovendo necessariamente giocare in modalità multigiocatore su PlayStation 5, sì, vi servirà un abbonamento attivo a PS Plus per usufruire di questa funzionalità. Se avete qualunque dubbio sul funzionamento del servizio di Sony, vi rimandiamo al nostro approfondimento sul sito. Trovate il link in descrizione. Un'altra domanda molto gettonata è sul peso sul disco della console. Rise of the Ronin sarà ovviamente disponibile anche in versione digitale, che sappiamo avere un peso di 96 GB. Si tratta di un bel po' di spazio richiesto, quindi iniziate a liberare il vostro SSD. Il videogame ha un prezzo di circa 80 euro in edizione fisica o in digitale, nella sua versione standard. Più precisamente, possiamo acquistarlo sullo store di PlayStation al costo di 79,99 euro. Oltre a questa opzione, possiamo comprare anche Rise of the Ronin Digital Deluxe Edition al prezzo di 89,99 euro.
Questa versione del titolo, unicamente in acquisto digitale, dà l'accesso a un'ampia serie di contenuti aggiuntivi, che trovate tutti riassunti a schermo. Se decidete di effettuare il pre-order, ecco i contenuti in regalo, sempre visionabili a schermo. La data di uscita di Rise of the Ronin è molto vicina e fortunatamente non rimane molto da attendere. Il titolo esce il 22 marzo del 2024 e da quel giorno potrete anche voi immergervi nel Giappone feudale del Team Ninja. Rise of the Ronin sarà esclusiva Sony su PlayStation 5. A differenza di quanto erroneamente trapelato nei mesi scorsi, non è prevista nessun'altra versione, nemmeno quella PC. Possiamo supporre che dopo alcuni mesi o un anno un'uscita su computer potrebbe essere realtà, ma al momento l'esclusività PlayStation 5 è tassativa, almeno per quanto comunicato finora. Anche questo video giunge a termine. Noi vi ringraziamo per la visione, lasciate un like, iscrivetevi con la campanella attiva e commentate per farci sapere cosa ne pensate di Rise of the Ronin. Un saluto e alla prossima!